Buonasera, siamo contenti di ospitare questa sera Luciano Arcella, grazie di essere tornato da noi, che ci parlerà di fasti, l'idea, il lavoro e la festa, la religione romana attraverso il calendario. Ci porterà nell'antichità. Però prima di questo viaggio le chiederei di dirci due parole su di lei e poi del libro e di ciò che parla. Grazie mille. Grazie. Grazie a voi. Allora, mi fa piacere ritornare qui, trovare amici, una bella città. Pensavo di arrivare con più calma perché in treno purtroppo è ritardato, quindi questo percorso a piedi non ho fatto da turista ma camminando veloce. A parte tutto, io appunto attualmente ho due basi, una parte in Tunisia, dove appunto è la mia residenza di base, però un'altra residenza che è in Colombia. In Tunisia collaboro con un'università di linguistica di Narbonne, dove ho un gruppo di teatro organizzo, più con degli italiani, non dico profughi, ma diciamo che stanno in pensione più o meno, che vivono anche per risparmiare, visto che la vita costa meno. E quindi anche io ho organizzato un gruppo di attività teatrale. Mentre poi in Colombia insegno da anni con dei incarichi presso l'Università del Valle, che è l'università più importante di Cali, che è la seconda città della Colombia dopo Bogotà. E lì io rapporto dove insegno filosofia, corsi di filosofia antica, corsi su Nietzsche, di storia antica soprattutto. E quindi ho rapporto anche continuativo praticamente con la Colombia. Questi sono i miei due mondi attualmente, con l'Italia un po' di passaggio, come adesso, sto da 5 giorni, ho fatto 2 presentazioni del libro in una biblioteca, in una libreria di Roma, poi appunto presso un altro ente culturale, poi adesso stasera qui riparto per la Colombia in giorno 10 anzi, e quindi stavo lì un po' di mesi prima di tornare da queste parti. Per quanto riguarda i miei interessi, appunto mi sono interessato di filosofia essenzialmente, di antropologia culturale. I miei primi lavori riguardano movimenti religiosi in Brasile, quella che si chiama vulgarmente Macumba, o Candomblé o altri riti. Poi mi sono occupato appunto abbastanza, diciamo, di Nietzsche, mi sono occupato molto di Brasile anche da un punto di vista antropologico, sui fatti sulle favelas, su questi agglomerati, diciamo, poveri intorno a una città, e attualmente, diciamo, appunto vado avanti con ulteriori studi su Nietzsche. Anzi, posso anche annunciare questa proposta: sto realizzando un lavoro non lungo, ma che riguarda la storia di Paul Rey. Paul Rey, che era amico di Nietzsche, molto amico fino a che non litigarono, e innamoratissimo di Nufon Zanomé, questa ragazza che in parte ispirò o danneggiò Nietzsche, insomma. E perché avevo già scritto un'opera teatrale su che si chiama Di nostalgia e d'amore, e parlava proprio non di Nietzsche, Nietzsche è in ombra, ma proprio di questa figura, di questa persona che rinuncia alla propria esistenza pur di essere un'altra. Nerotismo al massimo, cioè sto scrivendo tra l'altro un libro che si chiama Eros e la tecnica, che pubblicherò con Mimesis. E erotismo al massimo che significa? Dedicarsi, lasciarsi possedere dal dio Eros. Però, come tutte le fasi di possessione, che cosa prevedono? Una fase adorcistica e una fase esorcistica. L'adorcismo consiste nel momento in cui viene invocata una divinità e uno viene posseduto da una divinità, perde il proprio io per essere altro, per questo estraniamento, insomma, Xenos viene come in tempo di in culto dionisiaco. Ecco, però di regola in questi culti poi c'è una fase esorcistica, cioè qui dopo un adorcismo che si è invocata un'entità, a un certo punto ci si libera, si fanno dei canti particolari in Brasile, delle danze, delle figure, eccetera, fino a che poi si esce da questa possessione e si ritorna in sé. Bene, in questo erotismo totale Paolo non torna in sé. E infatti, quando lo chiamano, questa donna, questa ragazza, personaggio molto complesso, gli concede di dare del tu
A questo punto lui comincia a scrivere lettere a lei con scritto in tuo tu. Lui ha perduto il suo nome, adesso si chiama tu, quindi non ritorna più in sé. E quando morirà, non si sa bene, cade in un fiume, se suicida o no, però probabilmente sì, non è più un suicidio, perché lui già non esisteva più. Non era tornato nel io, non aveva recuperato nella dialettica hegeliana l'estraniamento per tornare poi in se stesso, il momento sintetico. Quindi aveva eliminato la sintesi per darsi totalmente a Eros. In questo caso era Eros, era un altro. Ecco, questo è il senso di amore totale. Vorrei ho sviluppato questo dal punto di vista teatrale e adesso sto scrivendo un libro non grande in cui la mia proposta sarebbe questa, è di poter fare teatro. L'ideale sarebbe fare tutta un'opera teatralmente, ma c'è un gruppo di 5-6 persone, prepararsi eccetera. Invece farlo a livello di conferenza, come anche suggerirò una volta, significherebbe inizia questa scena in cui sono insieme, si conoscono Paolo Re e Mufon Salomè, che vanno passeggiando per Roma presso il Colosseo. Passeggiano presso il Colosseo e lì incominciano queste serate, questa forma di innamoramento da parte sua, mentre la ragazza lei non si innamorerà di nessuno, lei ha deciso che lei non deve cedere agli uomini perché lei è una donna autonoma e non vuole essere sottomessa. Quindi lo illuderà moltissimo, e però lui si innamora. Nel nostro tempo scrivono a Nietzsche, che sta a Genova, e dice: dai, vieni, vieni, che c'è una ragazza interessante, non dicono bellissima, si dice molto intelligente, interessantissima e cose di questo genere, si era un po' povero in quel tempo. E dice, si precipita, la conosce, anche lui rimane un po' colpito, ecco, finisce questa prima parte, quando poi loro viaggiano, partono e vanno a fare una gita insieme su Monte Sacro, un lago di Orta, al nord, e Nietzsche fa una passeggiata con questa ragazza, mentre fa una passeggiata su, noi assistiamo che giù è rimasto Paolo a far compagnia alla mamma della ragazza, che la mamma è un po' anzianotta, non se la sente di passeggiare. Paolo a sto punto è angosciato, è geloso di Nietzsche. E noi non sappiamo che succede su Monte Sacro, poi nel diario più o meno lo capiamo. Nietzsche a un certo punto dirà, quando scriverà a Mufon Salomè una lettera, dice: quando io ti ho rivelato i segreti della mia filosofia su Monte Sacro, allora tu forse non hai capito. Effettivamente, lui ne rivelò non solo un po' le basi della sua filosofia, ma sotto questa teoria dell'eterno ritorno. Quindi, dichiarandomi il suo amore, lui stava dichiarando non solo l'eternità del suo amore, ma l'eternità della sua vita, perché essendoci un eterno ritorno, la sua vita sarebbe stata eterna. E lei non capì niente, infatti dice: non capivo perché Nietzsche era così emozionato quando mi diceva queste cose. E allora, ecco, a questo punto io, dopo questo secondo atto, mi fermo e racconto, dico: che cosa disse Nietzsche? E io racconterei quello che disse Nietzsche, perché non so, l'ho dedotto, insomma, non è che me l'ha detto lui, naturalmente. E quindi un po' in sintesi quello che fu la rivelazione di Nietzsche, poi continuando un po' nella narrazione, a questo punto non è più teatro, arrivare all'ultima fase in cui c'è questa morte di Paolo Re, questa disavventura finale di Paolo Re, l'abbandono di Nietzsche, questa lite alla fine fa Nietzsche, Mufon Salomè e Paolo Re, e il Paolo Re che resta solo, perché quando lei a un certo punto che non voleva sposarsi decide di sposarsi. Con chi? Con un professore di orientalistica, però a patto che non facessero niente. Dovesse un matrimonio e lui accetta. E accetta e, ne fa, e sarà sempre fedele, nel senso che farà da padre. Anche lei andrà con altri uomini, a quel punto quel che non ha fatto prima lo farà dopo. Avrà dei figli, un figlio che non si sa bene da chi e cose di questo genere. E quindi alla fine, appunto, la storia finisce che Paolo Re, ormai ha visto che non c'è proprio niente da fare, invece di fare filosofia e psicologia, ma è uno studioso, si dedica a fare il medico. Anargiro sarebbe, che non viene pagato. E in questo paesino, lui va a vivere in un paesino dove ha fatto una gita con una ragazza e va a vivere nella stessa guest house di me. E poi in questo paesino, a certo non si sa come, inizia a esercitare medico così, senza farsi pagare, e poi cade in un fiume. E non si sa perché.
Ecco, questo mi ha anticipato, perché se ci rivedremo qui a fine maggio, mi piacerebbe. E allora torniamo invece a Roma e riprendiamo un tema che mi è caro, cioè non è del calendario, però c'è anche, che è quello del viaggio, della distanza. Ebbene, per capire un po' l'essenza di Roma, dobbiamo considerare una cosa fondamentale, che è il concetto di impero senza fine. Qui c'è senza fine di spazio né di tempo. Lo spazio è limitato e anche il tempo non deve finire. Ebbene, Roma aveva un culto, a proposito dello spazio, di un dio che si chiama Terminus. Il dio Terminus aveva uno delle pochissime entità che aveva spazio su un Campidonio e aveva il suo tempio a fianco a Jupiter Optimus Maximus o Jupiter Capitolinus. Aveva appunto questo spazio a fianco, e quando si fa una festa appunto del dio Terminus, a un certo punto che cosa si fa? La festa non si celebra in centro al Campidonio, si celebra in due punti. Si celebra in centro e si celebra Sesto Minio della via Esquilina, adesso mi ricordo, no, della via, vabbè. E comunque si celebra appunto anche a distanza, cioè si celebra in due punti, al centro di Roma e fuori Roma. Perché? Per indicare proprio che questa Roma ha il centro e poi si estende senza limite, al di fuori, via Laurentina, il sesto chilometro della via Laurentina, dove si celebra anche questa festa. Ecco, stabilito proprio questo concetto che Roma non ha distanza, cioè mai non ha distanza. E d'altro canto, anche oggi, noi tutte le distanze le misuriamo a Roma, cioè dove abiti al settimo chilometro della Nomentana. Da dove? Dal Campidonio. Il centro di tutte le distanze è il Campidonio, cioè diciamo che tutte le strade conducono a Roma, conducono al Campidonio esattamente, che è il centro di Roma. Ma una cosa adesso molto importante, ho detto questo per indicare l'importanza di Roma. E chi dava a Roma questa fede nella sua assoluta immortalità ed eternità? Glielo dava il dio che la rappresentava, che era appunto Jupiter. Jupiter non ha niente a che vedere con Zeus, proprio assolutamente niente, con Zeus greco. Zeus greco c'ha mugni, figli, nipoti, nitica, c'è tutta una serie di storie familiari. Jupiter non ha famiglia, Jupiter non è il padre di nessuno, né può avere legami familiari. Tutto ciò che può rappresentare un legame, Jupiter lo esclude. Infatti il suo sacerdote, il Flamen Dianus, il suo sacerdote privato, personale, ha una caratteristica, che non può avere abiti che abbiano dei lacci, dei nudi. Tutto ciò che rappresenta, non può vedere capre che rappresentano la morte. Non, se vede uno schiavo o una persona insomma, portata in catene perché è un compevole di qualcosa, lo devono liberare, perché lui rappresenta per un'assoluta mancanza di vincoli di ogni genere, che sia vincolo di coercizione o vincolo familiare. Quindi rifiuta tutto ciò che può avere carattere genetico, e Roma rifiuta tutto ciò che è carattere genetico, e vediamo poi come lo rifiuta concretamente. Un primo esempio di Roma, di questo rifiuto, lo abbiamo nella fondazione di Roma. Come sapete, cioè, Romolo e Remo, questa è una storia nota, no? Che tra l'altro, aggiungo questa cosa, questo è un mito, no? E allora c'è questa leggenda, Roma non ha miti. Non ha miti di, che parlano degli dèi che si scontrano o di altri di eroi, di dèi, però ha miti che riguardano la sua storia. Quindi sono miti, naturalmente, tutta una serie di miti che vanno avanti per secoli, pensate a Muzio Scevo, Orazio Gormite e tutti questi nomi che abbiamo imparato agli elementari, insomma, no, quello era una storia di Roma. Ebbene, Roma appunto nasce con questa storia, appunto a parte di Enea, che arriva nel Lazio, quindi è una storia iniziale, e si può far vedere questa origine divina, Enea, figlio di Venere, insomma, di Afrodite in questo caso. E però a parte questo, la concreta storia di Roma nasce con questi due gemelli, i quali a un certo punto potrebbero essere tranquilli, e invece no, decidono che devono litigare perché non possono avere un potere condiviso,
che potevano benissimo avere un potere, tutte e due governavano, come sarà poi Roma. Ma all'inizio no, c'è questa colpa che tutti e due vogliono avere il potere unico. E come fanno per avere il potere? Questa è una tradizione che rima a Roma, auspicia, trarre gli auspici, diciamo in italiano, in greco, in latino è auspicia, aves spicere, guardare gli uccelli. Significa che a seconda del vomo degli uccelli, ma non solo la quantità, ma bisogna dire anche il tipo di vomo, se tutto funziona, se gli uccelli sono contenti e vomano bene, o se uno casca e cosa succede, una mala sorte. Fra due, Roma e Remo, chi ne vede di più, chi ne vede prima. Succede che Remo ne vede 6 prima, Roma ne vede 12 poi. Chi c'ha ragione? A questo punto Roma decide che lui ha ragione e fonda Roma, cioè traccia una linea, che è un pomerium, una linea invalicabile. Remo decide di superare questa linea come offesa, no, Roma non può perdonarlo perché non si può superare il limite di Roma, è una gravissima offesa, lo uccide. Quindi che cosa significa? Che il potere di Roma iniziale nasce da un fratricidio, quindi da un fatto di sangue, non nasce da un onore, da una gloria. Allora poi intanto che succede? Che c'è la terra, lo spazio, ma non c'è gente. Quindi Roma deve poter popolare questo spazio e si inventa un istituto, un'istituzione che si chiama Simul Romuli. La Simul Romuli significa che lui accetta tutte le persone, banditi, criminali, gente che ha problemi economici, eccetera, perché una volta perseguitati dalla giustizia, naturalmente, una volta che vanno in questo territorio, ottengono la libertà e la cittadinanza romana. Quindi grazie a questo finalmente arrivano tutti gli uomini, però mancano le donne. E a questo punto le donne fanno una festa in onore di Nettuno equestre. Questa festa gli uomini vanno in vita ai Sabini e Sabine, i Sabini si ubriacano un pochino e i Romani rubano le Sabine e le tengono con sé, ma non rubano donne sposate, rubano soltanto ragazze, insomma, che potevano. E quindi all'inizio c'è una guerra, ma poi si mettono d'accordo, per cui le ragazze dicono: guardate, in fondo sono bravi giovani questi Romani, ci vogliono bene, noi ci vogliamo bene, abbiamo una nuova famiglia, e quindi la cosa si aggiusta. Così nasce la prima popolazione di Roma e nasce il primo re, che nasce, cioè viene stabilito come primo re appunto Romo, che fonda il primo calendario fatto in 10 mesi, anche perché Romo era più esperto nella spada che nelle leggi, cioè non era un buon amministratore, era un buon guerriero, verrà o assunto in cielo con un lampo che lo fulmina o ucciso dai senatori, che aveva fondato un primo senato di 100 uomini che lo fanno a pezzi e seppelliscono i suoi pezzi. Comunque sparisce Roma. A questo punto, nella dignità di ogni monarchia, che dovrebbe succedere? Che ci dovrebbe essere l'eredità di sangue, cioè Roma c'aveva qualche figlio, qualche, insomma, facevano tanti figli per assicurarsi in eternità. Invece Roma non ha nessuno. E allora chi decidono di nominare re? Uno straniero, un Sabino, che è Numa Pompilio non è romano. Quindi pensate a questa stranezza, no? Un'eccezione nel concetto di monarchia, nominare re uno straniero, però è una brava persona. Infatti scelgono un uomo di valore che poi era straniero e quindi Numa Pompilio, il quale inizia con anomoli nelle leggi a organizzare, fa in calendario di 12 mesi, poi ancora non era un calendario perfetto. Mentre, una cosa già che anticipo, il calendario solare è quello che regola il movimento del sole e quindi le stagioni, cioè il movimento della terra rispetto al sole e le stagioni. Il calendario lunare, che durò per molto tempo a Roma, fino a Cesare, era il calendario che doveva regolare le feste, le celebrazioni, i rituali, perché mentre con calendario lunare si ha una cosa visiva, evidente. Allora io dico, devo puntuare Giove, Jupiter, sì, e allora devo avere una piena, Jupiter rappresenta la pienezza, e io la vedo in 15 anni, io vedo una piena, perché le idi sono la metà del mese,
se devo festeggiare Janus che è l'inizio, io voglio vedere un primo fancetto lunare, io lo vedo, mentre con sole non si vede niente da questo punto di vista. Quindi il rituale è molto adatto al concetto di lunare con il rituale, e infatti noi abbiamo, dov'è che vige un calendario lunare importante attualmente? Nell'Islam. L'Islam, quando festeggiano in Ramadan, il nono mese, in cui non si può, finché c'è luce non si può mangiare né bere eccetera, e tutto, poi si comincia a festeggiare appena cala il sole, e loro si basano su una visione della luna. Infatti quando inizia il nono mese lo annunciano, questo lo dice in Corano, poi c'è anche una rivelazione scientifica, ma di fatto devono essere due persone di chiara fede che vedono un primo fancetto lunare, ma fede non significa che credono, significa che non sono ubriachi, insomma, che sono credibili. E quindi appunto abbiamo questo Numa che inizia a organizzare Roma, però uno straniero. Poi viene Tumus Hostinus, Hostinus è Hostis, anche lui è un nemico. Poi Servio Tunio è figlio di Servus, di una schiava. Quindi vedete quanta questa monarchia così disgraziata, diciamo, fatta di tutta gente strana, che non si addice certamente all'istituto monarchico in tutta la sua gloria, no? Perché Roma odia la monarchia, questo è il concetto. E infatti addirittura Pesani, peggiore sarà Tarquinio il Superbo, quindi diventa Tarquinio Prisco, Servo Tunio, Tarquinio il Superbo. Sono degli Etruschi. Quindi i re romani sono etruschi, sono dei Tarquini. Infatti Tarquinio il Superbo si macchierà di offeso Lucrezia e cose del genere, fino a che appunto verrà sconfitta nel 509 viene instaurata la Repubblica. Una res pubblica, che però è un fatto, è proprio un'opposizione della monarchia. Infatti è una diarchia che dura un anno. Quindi proprio viene eliminato il concetto che monarchia è quell'eterna vita di una persona. Viene eliminato il concetto dell'unicità e viene accettato soprattutto quello di due, però che governano soltanto per un periodo. Tutte le cariche romane durano periodi, 6 mesi una dittatura o in genere un anno, alcune altre una censura. E il dittato infatti viene rinnovato più di 6 mesi, se sta in guerra combattendo cioè non può tornare indietro, insomma, se no lui in 6 mesi deve tornare via e deve cedere il potere. Quindi quest'odio di Roma per il potere eterno e come un potere invece deve essere temporaneo e in obbedienza a quella che è appunto la Repubblica, che è il valore più importante. Però stiamo parlando un momento, anche volevo deviare un po' il discorso, anche di religione, no? Perché il calendario è legato anche a feste di carattere religioso. Innanzitutto ne diciamo questo, che il calendario presenta giorni, fasti e nefasti. Nefasto non significa negativo, nefasto significa positivo. Il giorno fasto è negativo. Perché? Il giorno fasto è, diciamo, scusate, diciamo bene, il giorno fasto è quello, come dire, ecco, come chiarire, in cui ci si può dedicare a delle attività. Il giorno fasto non deve essere festivo. Il giorno nefasto è quello invece che deve essere festus. Ovvero bisogna dedicarsi agli dèi, andare in chiesa, diciamo, a fare i riti e festeggiare. Quindi il giorno nefasto è per festeggiare, il giorno fasto è per lavorare. Infatti dice fastus erit per quem regnit et iptagi. Fastus è quel giorno in cui è lecito agire con la legge, andare in tribunale. Per Roma una nazione fondamentale era di andare in tribunale, ma non in tribunale per litigare, per far valere i propri diritti in quanto cittadino romano. Era il momento in cui il romano dimostrava tutto il suo potere, i suoi diritti, e quello era in tribunale, in cui io sono cittadino romano e faccio valere i miei diritti solo in un tribunale, non esiste nessuna autorità può impedire di essere io rappresentato davanti alla legge con tutti i miei diritti. Altra cosa, i romani, tra l'altro noi abbiamo, mettendoci in relazione, come dicevi appunto, sto fatto che la differenza fra noi e la cultura romana, assolutamente, la visione del mondo, noi abbiamo
nel nostro comune credere religioso, che sia uno cattolico e che non lo sia, ma grosso modo, come idea generale, abbiamo questo concetto di fede. Allora, io posso chiedere, ma hai fede tu, che pensi? Ma sì, ci credo, non ci credo. E addirittura nella religione cristiana la fede è un fatto fondamentale e, come posso dire, problematico, perché anche quando persino Gesù dubitò, non ebbe fede, perché Gesù non doveva fare il Dio, doveva venire a vivere su una terra da uomo e sentirsi uomo, perché se veniva come Dio, grazie, era facile sopportare tutte le disavventure che avrebbe sopportato. E quindi a un certo punto lui disse al Padre: ma tu veramente, cioè, mi stai abbandonando? Lui, Gesù Cristo, dubita del Padre. Quindi pensiamo se noi, diciamo, se i cristiani non hanno il diritto di dubitare. Io, per i romani la fede è tutta un'altra cosa, non c'entra niente. Per il romano la fede è il rapporto di fiducia fra il soldato e il comandante, ed è il rapporto di fiducia di diritto fra cittadino e cittadino e fra cittadini e dei. Quella è una fiducia. Io, se mi metto in rapporto con gli altri, abbiamo fiducia nel mio comandante, io ubbidisco, so che lei mi protegge, io so che ubbidisco ai suoi ordini. Questa è una fiducia che ci siamo dati, fiducia nei contratti, fiducia nei rapporti dei cittadini, ma questa fiducia anche con i dei. Io nel momento in cui creo un rapporto di divino, io come cittadino devo puntuarti, te Dio, e il mio punto è il mio esempio e tu mi devi avere fiducia, cioè io devo avere fiducia in te che so che tu obbedirai oppure risponderai alle mie esigenze. Basandosi su un fatto, che cosa? Come posso essere certo che gli dèi obbediranno, cioè rispetteranno questo patto? Perché io so a priori che vivo in una cultura tradizionale. Che significa tradizione? Qua c'è sempre questo dibattito, parlo di tradizione e nessuno lo sa spiegare. Quando ero, me l'hanno spiegato in maniera così semplice e facile, che è veramente una cosa elementare. Una cultura è tradizionale se pensa che tutti i suoi istituti, il suo essere, è fondato su base superiore. Cioè, se io penso che sono nato su una terra, che sto qui, perché c'è un ordine superiore, che sia un Dio, una necessità, una forza o quello che sia, allora io mi vivo secondo una tradizione, cioè vivo una cultura tradizionale, che penso che io sto qui perché, diciamo per esempio il concetto di incarnazione, il concetto in India delle caste, il concetto di casta si basa su un concetto tradizionale, che io non sono stato gettato nel mondo, non c'è quello che Heidegger chiama la Geburtenheit, essere gettato nel mondo. Io sto qui perché c'è un ordine divino superiore che fermò, che io sta qui e che debba fare insegnante e fare delle conferenze. Se io, ma come? Se io come fare un politico, fare un presidente della Repubblica? No, ma non è mancanza di libertà in una cultura tradizionale. Se io avessi voluto fare il presidente della Repubblica, sarebbe andata male una cosa, perché uscivo fuori da quello che era un ordine che era stato destinato per me. Naturalmente noi non viviamo nella tradizione, viviamo nella modernità, e quindi sappiamo che per noi questo ordine non esiste, a meno che uno non voglia vivere nella tradizione, se ci crede. Però la nostra cultura, non possiamo, come dice Spengler, essere fuori dalla nostra cultura, saremmo dei disadattati. Noi viviamo nel nostro modo di essere, a delle basi culturali, la nostra cultura è il modo di esistere, di esprimerci, anche se poi questa può cambiare radicalmente, i secoli, cioè il tempo sta mutando rapidamente tante cose, però attualmente vediamo come quello che trionfa, come diceva anche Evola, è la modernità, un concetto di modernità, per cui noi anche questi valori tradizionali difficilmente, non soltanto possiamo seguire, ma difficilmente possiamo comprenderli, perché siamo al di fuori, nel nostro modo di essere, io direi la nostra composizione fisica, chimica, il nostro modo di reagire è basato sui valori della modernità. Come dice Nietzsche, del resto, ogni sensazione ha carattere morale, cioè noi sentiamo, i nostri sensi percepiscono quello che noi siamo stati abituati a percepire. E quindi anche da un punto di vista, questa è una gestalt, una psicologia di una forma, di una figura, noi vediamo le forme che vogliamo vedere, ecco. E vabbè, adesso non deviamo da questo, comunque quindi i romani eressero un tempio a Fides,
Ma allora com'era questa Fides? Era simpatica, era una donna, Roma? Questi molti dei non hanno figura a Roma, sono un concetto, esiste il concetto di spes, in tempio a spes, esiste il concetto a mens, in tempio a mens, e cos'è? E come sono? Se io chiedevo a un romano, scusa, ma mens chi è? Boh, sappiamo solo che esiste un tempio che viene festeggiato in un certo periodo dell'anno, viene festeggiata mens, che era una ragione contro tutto che erano le forme di possessione, di perdita della coscienza e cose di questo genere. A un certo punto, quando ci fu un attacco dei Galli a Roma, 391, un'invasione gallica, a un certo punto si udì una voce: Romani, fate attenzione che stanno arrivando. I Romani non ascoltarono, così i Galli invasero Roma, poi si liberarono dopo, va bene. Ebbene, questa voce poi ascoltarono dopo. E come la chiamavano? Chi era stato? Era stato Aius Locutius, una voce che parla. E chi era? Era un'entità. Cioè questa voce era diventata un'entità. Noi abbiamo un esempio nella nostra così quotidianità. A Napoli una volta si festeggiava sempre, cioè, ricordo, un'epifania, una befana, noi la chiamavamo. Una befana che era... A quei tempi i regali non si davano sotto l'albero di Natale, almeno a Napoli si davano la notte ai bambini che venivano a Befana, questa vecchietta simpatica, e portava i regali. Ebbene, ma il nome Befana da che cosa viene? Da Epifano mai. Epifania, Epifano, manifestazione. Manifestazione diventa una vecchietta. Quindi anche in questo caso abbiamo una sostanzializzazione e personalizzazione di quello che è un concetto. Poi naturalmente, appunto, parlando di questa festa dell'arrivo dei magi, no? I re maghi che vengono dall'Oriente, vengono dalla Persia, insomma, e i quali, come sapete, portano tre doni: oro, incenso e mirra. L'oro, sapete, rappresenta una ricchezza terrena, no? L'oro, è chiaro. L'incenso, la ricchezza del cielo, nel senso che in offerta agli dei come fumo. E la mirra a chi serve? Tutti i generali dicevano: oh, incenso e mirra, e poi la mirra, boh. Ci avete mai pensato? Ebbene, io lo conosco perché stavo in un paese dove si usava la mirra. In Somalia, quando nascevano i bambini appena nati, c'era una tribù, gli Ibir, una tribù di maghi, un gruppo, una tribù, chiamiamola una tribù, un gruppo etnico, che poi sono tutti uguali fisicamente, ma gruppo familiare, allora chiamavano, siamo Ibir, i quali erano considerati maghi. E quando nasceva un bambino mettevano un segno su una fronte con la polvere di mirra per proteggerli dagli dei cattivi. Quindi mentre l'incenso va per gli dei buoni, celesti, la mirra va per, come apotropaico, contro appunto i cattivi dei. Comunque, quindi riprendendo ancora questa particolarità di Roma, questo concetto di Fides che fa, allora a sto punto che cos'è il calendario? È regola il rapporto religioso fra i cittadini, gli altri cittadini nella Repubblica e gli dei, che sono tutti allo stesso livello, attraverso un rapporto di regole, è una costituzione, è un'organizzazione, un sistema in cui ognuno deve sapere quello che deve fare. E infatti questo, ecco, religione, ecco, questo volevo dire, l'uomo religioso, religioso, sopius, non è ancora rispetto a noi, ma tu ci credi a dire sì, sì, io credo, ma vai in chiesa, ma più o meno. No, il romano non deve credere, il romano deve essere pio, cioè deve puntuare. Non importa niente, non gli dice tu credi in Jupiter, no, tu sai, invece credi che il rapporto fra noi e Jupiter è che noi alle 10 di marzo dobbiamo festeggiarlo, perché lo Stato ci ha detto questo, c'è un rapporto con lo Stato e fra i cittadini, e perché lo Stato funzioni dobbiamo rispettare questi valori. Quindi il fatto di credere che esiste veramente o no, lo sanno, esistono, ci sono per tradizione e sappiamo che lo Stato funziona in questo. E dobbiamo avere questo rapporto di fiducia fra noi, le entità divine, fra noi e gli altri. Allora, vediamo un pochino. Ecco,
Altra cosa, allora, questo è importante. Come facciamo a sapere che questi dei ci stanno aiutando, ci sono vicini? Lo sappiamo guardando in cielo e cogliendo i segnali. Perché questi dei ci assistono mandandoci continuamente dei segnali. Quei segnali, portenta. Portenta significa che se mentre stiamo qui sentiamo una cosa strana, vediamo una luce muoversi in modo particolare, eccetera, per noi è un caso, per loro era un avvertimento divino. State attenti, allora dovete provvedere. E chi è che stabilisce questo? Gli auspici, quelli che guardano i fenomeni, oppure appunto abbiamo detto gli augures, i quali in augures devono osservare, ecco, gli auspicia. Per esempio, amore, dicevamo, ogni carica, ogni persona che entra in carica, assume una carica di censore, di console, eccetera, deve andare da un augure, in quale deve dare un augurio. Augurio viene da augeo, aumentare, dare potere. Quindi io vado da un augure, mi hanno nominato console, un augure viene con un nitus in bastoncino, traccia dei segni per terra che corrispondono al cielo e guarda come si muovono gli uccelli, come il vento, tutto. Se tutto va in senso giusto, allora significa che gli dèi hanno dato il consenso e quindi tu puoi assumere il potere. Altrimenti no, devi riprovarci, dobbiamo vedere fino a che in giudizio divino non è positivo. I plebei non potevano accedere a altre cariche perché non potevano dare gli auspici, non avevano questo diritto divino. Proprio per loro costituzione, in quanto erano plebei, plebei che non è un fatto economico, è un fatto di alcune famiglie originarie, sono patrizie, altre famiglie, anche ricche, sono plebei. Poi nei 300 alla fine verranno equiparati, per cui riusciranno ad avere ex canonei anche il diritto di matrimonio, riusciranno addirittura a cedere fino a Pontifex Maximus. Ecco, questa carica, chi è il Pontifex in questa struttura religiosa? Noi abbiamo da una parte questi augures, i quali sono i sacerdoti, quindi proprio che si dedicano al rito. Allora, ripetiamo, abbiamo gli augures che si dedicano al rito, abbiamo soprattutto i framendianis, scusate, i framines si dedicano al rito, framendianis, Jupiter, martianis e quirinanis, sono i tre divinità più importanti. E il framendianis è quello che appunto, poiché rappresenta Jupiter, il suo potere, non può vedere legami, rapporti genetici, niente di tutto questo. Poi abbiamo invece il Pontifices, il collegio dei pontefici, fra cui c'è il Pontifex Maximus. Il Pontifex Maximus non organizza il rito, ma organizza la struttura. È lui che si occupa delle feste del calendario. E infatti il Pontifex Maximus redige un diario, una storia, gli annales, fra cui appunto quei vari annali, significa che cosa succede giorno per giorno, da cui verrà presa la storia. Infatti gli annales maximi, poi che verranno redatti, saranno tutto il riassunto dei vari annales, da cui i primi storici romani si basano in questo. Però gli annales, ecco, riassumano quello che è la storia, che insieme è storia e mito, perché negli annales sono anche i portenta, i fenomeni celesti. C'è anche quello che accade in cielo, perché ciò che accade in cielo accade anche sulla terra. Quindi c'è molto questa mistura fra elemento religioso e noi diremmo elemento profano, dove il profano non esiste. Perché se una società profana ha un fondamento sacro, che è una tradizione, dov'è il profano? Una guerra è un fatto sacro, l'economia, un'attività è un fatto sacro. Tutte le molte feste rispecchiano eventi economici, fare il vino, il frumento, le pecore, cioè il bestiame e cose di questo genere, e tutte sono protette sacralmente. E per cui rispettare il calendario significa essere religioso. Non si è religiosi per una fides che a Roma non esiste, si è religiosi in quanto si è scrupolosi. La traduzione di religioso si è scrupoloso in italiano, cioè essere scrupoloso nel culto. Questo è quello che è fondamentale per i romani, e non esistono altri valori ideali.
Comunque, ecco, pensate una cosa, in questo concetto di fede così forte, come intendiamo nel mondo cattolico, diciamo, no? Questo sforzo, Kierkegaard, il filosofo che dice, ecco, oppure io credo qui absurdum, devo credere al di là dell'evidenza perché è una fede. Questo, ecco, per esempio, notavo, frequentato molto nel mondo musulmano, loro non ce l'hanno tanto, perché loro, noi abbiamo le varie prove di San Tommaso, no? Dell'esistenza prova finale, prova causale, prova ontologica dell'esistenza di Dio. Allora, se io chiedo a un musulmano, scusa, ma tu credi? Il sotto dice, come credo? Ma credi in Dio? Ma come credi in Dio? Dio c'è, e scusa, però il mondo come esisterebbe? Cioè il musulmano è molto più elementare in questa concezione, con la differenza che poi per noi il Dio non ha nessuna di questa materializzazione, soltanto un concetto astratto che non può essere assolutamente rappresentato, si può soltanto scrivere nel nome, pronunziare il nome e basta. Vabbè, questo stiamo dunque per vedere come cambiano le prospettive religiose. Pensiamo ancora, a parte poi entro in qualche festa romana, dai, poi mi fermo, e pensiamo un pochino anche al concetto di religione in sé. Per noi la religione, io dico noi, come questa mentalità un po' moderna, attuale, no? Diciamo, tu sei religioso, sì, poi che credi nell'aldilà? Ci sarà una vita oltre la morte, sì. Sia per il greco, in questo caso anche per il greco, per il romano, la vita oltre la morte non c'è. E però il romano credeva nell'eternità. Ma di che cosa? Due possibili eternità. Una, ideale, che è la fama, e un'altra, in una generazione. L'eredità biologica è quella di avere molti figli, per cui le mie cellule continueranno a vivere, a tetto figli, figli dei figli, eccetera. Perciò Priamo fece 50 figli, poi morirono tutti, quindi finì anche l'eredità biologica. E la fama, infatti il romano, tutta questa, diciamo, importanza da dare, che si danno ai monumenti, monumenti, admonio, ricordo, e ricordo, il monumento deve essere qualcosa che deve ricordare. Pensate alla tomba del panettiere che sta a Roma, Porta Massima, no? Come si chiama, andare da una stazione, ci sta una specie di muro con tutti i buchi, qui è una tomba di un panettiere che se ne era fatta fare, proprio perché avesse la fama. E quindi ogni tempio, ogni tomba in Amone Adriana, la tomba dell'imperatore Adriano che diventava ora Castel di Sant'Angelo, qui nel castello, poi ci abitava il Papa, ci andava, quando c'era la guerra ci scappava il Papa dentro. Quindi voglio dire, ecco, l'importanza della memoria. E la vita mia individuale? No, l'eternità è di Roma. Ecco, io muoio come individuo, ma la mia eternità sta nell'eternità di Roma. Io so che Roma è eterna, non si poteva ammettere l'idea della morte di Roma. Come forse noi non ammettiamo l'idea della morte dell'essere umano, della fine. Mentre questo dice Nietzsche, noi viviamo, cioè, prima non c'era niente, poi improvvisamente c'è, cioè, questo essere sparirà. E con noi non ci sarà più niente, noi non accettiamo questa idea, per noi è assurdo, come se l'essere umano debba essere eterno. Ecco, in questo caso Roma aveva questo concetto. Quindi nel momento in cui Roma vede questa decadenza che sta finendo, è un dramma perché credeva nell'eternità della sua storia, del suo essere. Quindi, e passando un momentino al mondo greco, per esempio, anche lì c'è una cosa abbastanza assurda, il fatto dell'Ade. Sapete, no, che l'Ade nel mondo greco non era un luogo tranquillo, era un luogo di dolore, di disperazione. Non esisteva un Ade buono, un Ade era buono e basta. Infatti quando Ulisse scende nell'Ade e parla con Achille, e Ulisse lo vede, innanzitutto lo vede come un'ombra, quindi era un po' offuscato, non era una bella figura, insomma, come un eroe, ben uomo, eccetera, invece lo vede così, triste, come triste, questa ombra triste. E a un certo punto dice, scusa King, ma io ti credevo che tu sei il più grande eroe, stavi qui circondato da tutti che ti fanno onore, eccetera, eccetera, e invece te ne stai qui. E poi mi risponde a King, guarda Ulisse, è meglio essere in servo dell'uomo più disgraziato del mondo vivo che un grande eroe morto. Quindi non soltanto, c'è cioè il servo, c'è cioè uno schiavo dell'uomo più disgraziato, dell'uomo più misero,
quindi essere il peggiore degli uomini, ma vivo, piuttosto che un grande eroe morto. Quindi pensate questa mentalità in greco, quindi, che un valore che da questo punto dava una vita come vita del corpo, vita della presenza, e non questa idea dell'aldilà. E poi una religione. Non è così. Noi quando diamo i criteri di religione, crediamo sia una religione perché poi ci dà il destino dopo la morte, che non c'è il destino dopo la morte alla fine. Allora invece, ecco, prendendo già alcune feste finalmente per vedere alcune, una festa importante poteva essere, vabbè, incominciamo con, infatti abbiamo detto, Falun e Soma, il calendario che inizialmente ha questo ciclo lunare di 29-53 giorni, poi il ciclo lunare che quindi non corrisponde al ciclo lunare, fino a che a un certo punto si decide che le stagioni non corrispondevano più. Per cui a un certo punto veniva una stagione, si doveva celebrare una festa riguardante il racconto non c'era, cioè non corrispondeva una festa più a un dato effettivo. E allora Cesare fece questa riforma, aggiunse, fece 365 giorni, eccetera, poi aggiunge il bisextus, in anno bisestile, dis sextus ante calendas martias, in sesto giorno prima del calendario di marzo, e più o meno si aggiustò il calendario, poi fu ulteriormente fatto un aggiustamento, fu fatto dopo. Bene, che accadde? Quando è che fu ucciso Cesare? All'edì di marzo. E quell'edì di marzo aveva fatto già una riforma, non c'era più una luna piena, perché non corrispondevano più al calendario lunare. Quindi, diciamo, fu un esempio di come cambiò appunto Cesare, infatti fu tanto proprio accusato e ucciso proprio per andare contro la tradizione, perché aveva creato il suo potere assoluto contro il potere tradizionale della Repubblica. Inizia da gennaio, c'è la festa di Janus, a Roma inizia un anno, a volte inizia a gennaio, a volte inizia il primo marzo, inizia anche il 21 aprile. C'è un inizio detto gianale, un inizio in pieno che è marzo, un inizio di Roma, fondazione di Roma 21 aprile, sono tre inizi diversi. Janus è il tempio dell'entità degli inizi, fatto bifronte, per cui non rappresenta il tempio di Janus aperto o chiuso, rappresenta, Janus non è una guerra, è un'attività in generale. Quindi lui è ben augurante per tutto ciò che incomincia. Quindi Janus è il mese in cui gennaio bisogna incominciare le attività e quindi sono protetto appunto dal dio Giano. E poi appunto si ha invece, a volte entravano i consoli il primo gennaio, poi a un certo punto entravano invece a marzo e per esempio a un certo punto all'inizio di marzo si aveva una segno di inizio, scusate, perché noi abbiamo giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre, no? E dicembre 10, novembre se inizia da marzo, se inizia a gennaio, dicembre 12, quindi è chiaro questo inizio marziale. E a marzo si aveva il rinnovo del tempio, del fuoco del tempio di Vesta. Sapete che cos'è? Trovandoci a parlare del tempio di Vesta, si rinnovavano le fronde da moro e si offrivano anche strenae, rametti dell'albero dell'alea strena, le strenne cosiddette che chiamiamo. Il fuoco di Vesta è importante, noi pensiamo a Vesta, Vesta come entità che sapete, la Vestane erano ragazze che dovevano entrare nei vergini e rimanere fino a circa 30 anni, dovevano rimanere in questo stato di verginità. E se infatti se invece oltraggiavano, insomma, avevano dei contatti, infatti la Vestale che ce n'avevamo era stata con Marte, pare, insomma, e quindi fu poi uccisa e i figli poi li salvarono. Bene, perché il fuoco? Che cos'è il fuoco per Roma? Rinnovare il fuoco. C'era appunto una festa in cui veniva questo, si puniva questa parte, quando stercus denatum fas, quando si toglie via lo sterco, la sporcizia, e si rinnova il fuoco. E perché il fuoco? Che cosa rappresenta? Uno pensa in fuoco, una gloria, no, il fuoco è il fuoco mare, la cucina.
Jupiter Mars Quirinus, Quirinus è un'entità, mentre noi abbiamo ipoteticamente Jupiter in capo, chiamiamolo Mars, è quello che si vede nell'attività bellica, e Quirinus è il mangiare, l'alimentazione, in quotidiano di Roma, che era fondamentale. E i vestali stavano curando il fuoco di Roma, era un fuoco alimentare, perché Roma ci cucinava lì su. E quindi era anche simbolico naturalmente. Poi il fuoco era la vita, ma del resto, scusate, quando nel mito del fuoco, il famoso mito di Prometeo, no? E a un certo punto Prometeo ruba il fuoco, poi viene punito per questo, ma il fuoco condanna un essere umano a dover mangiare la carne cucinata. Prima che cosa mangiavano, prima che dovessero mangiare la carne? Ambrosia. Si beveva questo succo di vino che non c'era bisogno di cucinarlo. Un uomo diventa uomo nel momento in cui deve cucinare, mangia la carne e imputridisce, che il cibo cucinato procura la morte, e come si dice, consumo, e consumo cellulare, invecchiamento. Quindi ecco che i pitagorici, per evitare la morte, incominciano a non mangiare più, essere vegetariani o non mangiare carne. Che la carne è il simbolo della morte, questo è il simbolo dell'essere umano che deve cucinare la carne e quindi deve morire, superando una condizione originaria che era invece quella di nutrirsi di poco e di cibi aerei, di cibi liquidi eventualmente. Questa ambrosia la immaginiamo come un dolce liquido, insomma, niente di più. Comunque, quindi, riassumo un po' qualche festa più importante per poi noi abbiamo sempre a gennaio veniva celebrato anche il Asclepius o Esculapius, un'isola tiberina dove appunto questa serpente di ferro che era stato portato dalla Grecia a Roma perché Roma era presa da malattie, da un morbo, e allora questo serpente lascia la barca dove si trovava, va in quest'isola tiberina e lì fonda il tempio di Esculapio, il tempio della medicina, in primo ospedale, dove la gente va lì, dorme e viene curata idealmente mentre dorme, praticamente quando paga i medici che stanno lì che li curano pure. Ebbene, l'isola tiberina oggi ancora è sede di ospedale. Questa tradizione dell'isola tiberina, che appunto proprio un ospedale, infatti è bene fratelli, questa è un'isola tiberina, è ancora rimasto. Poi c'è una festa appunto a febbraio, abbiamo in Lupercania, che è una festa in cui i Luperci, si ricorda queste antiche tribù romane che si inseguono con delle cinghie di capra, e si dice il mito che percuotendo delle donne che vogliono rimanere incinte facilita una gravidanza, quindi un simbolo di abbondanza. E poi abbiamo, ecco un'altra cosa, questo è interessante questo, 15 marzo, festa ad Anna Perenna. Anche qui domandiamo a Romano: senti, tu festeggi oggi Anna Perenna, ma chi era sta tizia? Non lo sa. Com'era? Giovane, vecchia, madre, boh. Ma perché Anna Perenna che cos'è? È una sostanzializzazione di annare et per annare. Cioè questa festa si celebrava andando nei prati intorno a Roma a bere vino, a mangiare qualche cosa, si portavano i cibi al sacco e si beveva. E c'era questa credenza che uno vivesse tanti anni quanti bicchieri di vino poteva bere. Quindi più beveva, più si ubriacava. E poi raccontavano cose sconce, barzellette, scenette un po' provocatorie, non so come si possa dire. E quindi era una festa che serviva a annare e per annare, per passare bene l'annualità, un augurio all'annualità. Quindi ecco marzo, l'anno inizia in piena forza a marzo, perciò nei idi di marzo. Mentre gennaio è un inizio faticoso, questo non c'è Sabatucci, professore insomma è morto, perché poi c'è bisogno di febbraio, di purificare con febbraio, ecco che marzo finalmente è il mese della piena attività e si celebra appunto con una festa, con bevendo, ubriacandosi, ormai si è forti. Il mese si è rafforzato, andiamo avanti ad affrontare. Ecco, allora, poi affrontiamo, sono due altre feste, dico. La festa del vino e la festa dei Saturnalia.
Il vino viene celebrato in tre date, in tre periodi, che sono raccolta, agosto, preparazione, ottobre, si beve ad aprile. Ad agosto la raccolta di uva, si prepara ad ottobre nella festa di Meditrinania, a Meditrina si bevono il vino vecchio forte con vino giovane affinché si renda un buon vino, si fa tutto il lavoro chimico, diciamo, per preparare il vino che sia vino bevanda alimentare e non bevanda inebriante. Infatti tutte le feste di vino cadono sotto la protezione di chi? Di Jupiter, non di Venus. Iovis est non Veneris, la festa è di Giove, perché lui deve badare all'equilibrio del romano, che deve alimentarsi in vino come bevanda alimentare, e il giorno di aprile, de quando il vino viene effettivo, non è giorno fastus, cioè è giorno fastus, non è festus, non è un giorno festivo il giorno della distribuzione del vino, che bisogna lavorare e distribuire il vino e non bisogna ubriacarsi. Quindi ecco come il vino a Roma rappresenta proprio questo simbolo, questo segno di alimentare la salute del popolo romano. E infine abbiamo, cioè infine sono tante altre feste, abbiamo questa che sono in Saturnalia, che vanno a metà di dicembre più o meno. Che con Saturno che cosa rappresenta? Saturno aveva una statua nel suo tempio, e in cui appunto questa statua era legata con dei lacci ai piedi, doveva stare ferma. Quel giorno la sciolgono e la statua idealmente comincia a camminare per la città, cioè si apre il tempo di Saturno. E che tempo era quello di Saturno? Era un tempo in cui non si lavorava, si viveva, la terra dava i suoi frutti tranquillamente, l'uomo non faceva niente e godeva di questi frutti, è un tempo ideale. Ma questo tempo era ordinato o caotico? Era caotico. Perché un tempo in cui la terra produce da sé, eccetera, è un tempo che non è quello storico, non è quello reale. E allora perché si vuole tornare a questo tempo ideale lasciando libero Saturno di scorazzare per Roma? Perché insieme, in Satus, la semente sta sottoterra. E che si può fare? Si può lavorare? No. A questo punto il contadino non può fare niente altro che augurarsi che la terra, a sto punto, di sua spontanea volontà, sia così buona da offrirci gratis la frutta. Gratis nel senso che senza più faticare, noi gli abbiamo faticato. I semi stanno sotto, terra, dacci qualcosa. E questa terra, appunto, ritorna idealmente al tempo di Saturno, al tempo in cui la terra spontaneamente offriva le sue messi, e ritornerà a darne. E allora in questo tempo caotico che noi facciamo? Facciamo il caos. E un uomo si veste da donna, uno schiavo serve il padrone, e si fanno tutte quello che è il carnevale. L'idea del carnevale è di stravolgere per tornare un momento al tempo di Saturno, affinché la terra finalmente offra spontaneamente i suoi frutti. Poi è un tempo limitato, perché sappiamo che è un tempo caotico. Invece un ordine è basato su un lavoro e non certo su una terra che offre così i suoi frutti gratis, insomma. Così ecco, si concludeva più o meno con questa fase importante dell'anno romano, che, in cui diciamo in questi Saturnalia dureranno a seconda, prima 3 giorni, poi 5 giorni, saranno ampliate a seconda del periodo, e comunque rappresenta ecco quello che può essere, qua diceva Tote anichenti ha permittito, si è permessa ogni licenza, eccetera, ogni possibilità. E c'è anche una cosa, ecco, che vorrei concludere con questa: l'importanza di sacrificare, di offrire qualcosa alla terra quando lei offre qualcosa. Cioè qua c'è tutta l'angoscia del contadino, che ricordiamo anche questo ricordo di Salins, un testo molto interessante, quando lui parla della società contadina e della società nomade di cacciatori. Noi immaginiamo una società nomade di questi poveri cacciatori impauriti che devono andare a ammazzare le bestie feroci, diciamo. I cacciatori si divertivano, avevano tanto tempo libero. Chi invece inizia a sacrificarsi è il contadino che inizia a dover lavorare la terra. E infatti nelle culture tradizionali i nobili non sono contadini. In molte parti dell'Africa i contadini li chiamano, in Somalia li chiamano a donna, sono i contadini, schiavi li chiamano.
mentre i nobili sono guerrieri e cacciatori. Proprio il guerriero e cacciatore è quello che vive liberamente. Tanto soprattutto a quei tempi c'era tanta caccia, che problema c'era? La cosa incomincia quando invece si creano i campi coltivati, si restringe e non c'è più spazio per la caccia. Quindi ecco, voglio dire, è importante invece il contadino come vive con angoscia, e l'angoscia arriva dal fatto che nel momento che cui pianta verranno fuori frutti o no, deve aspettare, che se non vengono fuori muore. Mentre il cacciatore sa che gli animali ci sono sempre, ci stanno, non è che devono nascere. E invece il frutto deve crearsi questo miracolo che da niente, da una terra, da sotto una terra dovrà nascere qualcosa. E allora che si inventano? Bisogna sacrificare una terra. E che cosa si fa? In capo espiatorio. Originariamente invece di ammazzare un capo si ammazzava uno straniero che passava per il campo. Certo, questo è stato lui, guarda, una terra, perché ti sta offendendo, ti sta tagliando il racconto, adesso ti togli le cose tue, noi lo ammazziamo così tu sei buona con noi. Però poi era troppo brutto ammazzare un uomo e decidono di ammazzare la prima capra che passava da lì, ce la buttavano e poi la sacrificavano, così la terra era contenta. Ecco, comunque di questi riti alcune cose ci sono rimaste. Viviamo questa diversità della mentalità di Roma. Oggi discutiamo su ius soli, ius sanguinis. Se Roma avevano ius soli, ma se lo poteva permettere, perché Roma viveva secondo una tradizione, per cui nel momento in cui accettava questo ius soli per antonomasia, cioè liberando tutti, creando cittadini romani, chiunque arrivasse, perché aveva una forte capacità di creare il romano. Lui creava subito il cittadino, diventava cittadino, acquisivi tutti i diritti, perché aveva una forte stato centrale. Oggi, non lo so, io non sono in grado di avere giudizi politici in questo caso, poi indubbiamente viviamo questo rapporto, poi Roma lo ebbe alla fine, diede una cittadinanza romana a tutti, come detto di Caracalla, però poi ci furono i problemi, poi fino a che ci fu una decadenza di Roma, e alcuni diedero proprio colpa a questa invasione di barbari, questa barbarizzazione di Roma stessa, in cui i comandi andavano a molti barbari diventati cittadini romani, ma che in fondo non erano ancora romani. Quindi è tutto, però Roma ebbe la forza di vivere per secoli. Noi adesso, non so, è difficile capire qual è il nostro destino. Il nostro presente è comunque caotico, e ancora più difficile l'interpretazione del futuro, insomma. Ecco, l'unica cosa, vorrei concludere adesso con questo: badiamo bene una cosa, che è difficile, tanti valori siamo assunti, no? Vediamo come cambiano, cose minime che cambiano nel corso del tempo. Ricordo che quando, a un certo punto vidi un film, ma non molto tempo fa, un film che proiettavano della gente in una sala cinematografica, anni 50-60 poteva essere. Ebbene, questa gente beveva i film attraverso nuvole di fumo. Perché? Perché stai in mezzo alle nuvole? No, si fumava. Sana parto. Aspetta una donna incinta, sta per partorire, il bambino che fuma davanti al bambino che sta nascendo. Cioè, vediamo, questo è incivile, com'è possibile? Quante cose fra domani saranno incivili? O quante cose che consideriamo civilissime saranno incivili o viceversa? Quindi ecco, è molto difficile capire i segni, come andranno le cose, come si evolverà la società, ciò che è evoluzione e ciò che non è. Pensiamo che evoluzione sia sempre progresso. E Roma, quando decade Roma, il concetto di progresso finisce. Tutta la storia che va fino a 1300, fino a San Francesco, è una storia di decadenza. Perché ci stiamo allontanando sempre più da un centro che era Roma, che era in rapporto diretto con Dio, stiamo allontanando. Solo con San Francesco incomincia il recupero della vita, per cui noi siamo prodotti anche la terra è creata da Dio, quindi va valutata anche la terra in tutti i suoi lavori. Quindi ecco, anche il concetto di futuro come progresso, bisogna anche vedere anche questo. Soltanto ecco, possiamo cercare di analizzando dei fatti di adesso, e avere questo relativismo culturale, cioè in cui capire che tutto ciò che è considerato assoluto, eccetera, anche questo deve essere sottoposto a un'analisi critica
basata su una storia, vedere che anche i nostri valori sono valori relativi alla nostra epoca e noi non siamo una ragione del mondo. Tutto qui. Grazie mille ancora. Grazie. Grazie di aver partecipato al nostro incontro. No, prego, stavo a parlare. No, no, volevo dire se hanno qualche domanda, qualche opinione da esporre, insomma. Ricordo solamente che, faccio presente, anzi solamente, che nel libro comunque sono nominati, menzionati tutti i mesi, mese per mese, le feste di ciascun mese. C'è un'introduzione che parla di religione romana in generale, cioè, sì. Il prezzo è 10 euro. Grazie, grazie ancora.